In tutte le scuole d'Italia lo spettacolo natalizio è una tradizione che dura da sempre. Da un paio d'anni a Borgotaro si è iniziato a metterli in scena presso il Palasport Bruno Raschi, avvalendosi della collaborazione del locale corpo bandistico per l'accompagnamento musicale, nonché dei vigili del fuoco, dell'assistenza pubblica e della protezione civile per le misure di sicurezza. Spettacolo senza eccessive pretese, ma sempre piacevole, quello allestito dagli alunni delle scuole medie di Borgotaro per augurare il Buon Natale a genitori e altri parenti convenuti presso il Palasport Bruno Raschi. Uno spettacolo basato essenzialmente sull'esecuzione di brani del repertorio natalizio, tutti conosciuti ed orecchiabili, ma che i ragazzi hanno preparato con grande impegno. Molti dei brani che abbiamo fatto sono stati scelti dai ragazzi, sono stati arrangiati da loro, quindi forzatamente semplici, però comunque molto partecipati. Il messaggio è non solo a Natale, il messaggio di questo concerto, che è il titolo che hanno scelto i ragazzi, perché soprattutto per quanto riguarda certi valori, la pace, la solidarietà, non siano riservati solo al momento natalizio, ma a tutto l'anno. La base musicale è stata fornita dal corpo bandistico borgotarese, che ha partecipato alla manifestazione con un nutrito gruppo di suonatori, tra cui diversi alunni della scuola media. Oltre a questi, poi, alcuni ragazzi si sono esibiti in delle performance individuali, dimostrando, nonostante la giovane età, una notevole padronanza degli strumenti. Diciamo così che questo è quello che deve fare la scuola, no? Deve valorizzare quelle che sono le loro risorse, le loro capacità, le loro attitudini, e la musica è proprio il linguaggio più immediato e più facile per loro. Ulteriore salto di qualità della Glenn Miller Band di Bedonia, che durante il concerto di Natale ha presentato, insieme a brani classici, anche un nuovo repertorio di musica jazz. L'inserimento di alcuni pezzi di musica jazz, decisamente impegnativi da eseguire, è stata la novità del concerto di Natale 2012 della Glenn Miller Band di Bedonia. Pur essendosi sempre distinto nell'esecuzione di un repertorio basato in massima parte sulla musica americana, Glenn Miller ma non solo, il complesso bandistico bedoniese ha saputo compiere in questa occasione un ulteriore salto di qualità. Abbiamo sin dall'inizio avuto questa idea di swing, di jazz per il corpo bandistico Glenn Miller di Bedonia, infatti il nome dice tutto, e di volta in volta ho voluto incrementare nei vari concerti brani sempre più difficili e complicati dello stesso stile swing. Certamente quello di questa sera mi ha messo alla prova parecchio, e ha messo alla prova parecchio anche i miei ragazzi, però devo dire con grande soddisfazione siamo riusciti a raggiungere un buon traguardo. Traguardo che spero venga migliorato sicuramente avendo più tempo nel periodo estivo e per i prossimi concerti di luglio e agosto, per cui i concerti d'estate. Una formazione dunque che, nata 15 anni fa, è tuttora in fase di crescita e si è posta anche per la stagione 2013 degli obiettivi decisamente importanti. Obiettivi che sono un po' la fonte del mio pensiero. L'obiettivo mi fa continuare a scalare sempre dei gradini di volta in volta, e comunque sono delle cose che stimolano tantissimo. Due obiettivi straordinari, dicevo. Il primo è: tra gennaio e febbraio firmeremo una convenzione con il Conservatorio di Parma, per cui molti dei nostri ragazzi avranno delle possibilità per andare a suonare e studiare la musica appunto nel conservatorio. Il secondo obiettivo è quello che potremmo riuscire a
ad attraversare l'oceano e andare a New York per le Columbia ad ottobre del prossimo anno. Per cui questi due, come dicevamo prima, obiettivi saranno i miei due punti di riferimento per il 2013. Oltre a questo, sicuramente ci sarà l'impegno con tutta la mia squadra di bambini, con loro studieremo e spero facciano dei grossi progressi per inserirli poi a Natale del prossimo anno con i senior. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 28 dicembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime stazionarie tra meno 1 e 5 gradi, massime in aumento sino a 10 gradi, venti deboli o moderati settentrionali. Prima di lasciarvi, i programmi della serata alle 20.45 circa, diretta di Ballo che sballo in TV, con Paolo Bertoli e il quartetto vocale Le nostre valli. A seguire, intorno alle 24, la replica del notiziario. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. L'appuntamento è per domani, sempre alla solita ora. Buona serata a tutti!